bentornati ad una nuova puntata di testimonianze dall'Umbria, Umbria regione di santi, di scrittori, di poeti, di camminatori, e oggi avremo veramente una rappresentanza di queste categorie che vogliono, come dire, rappresentare la nostra regione. La volta scorsa abbiamo presentato dei libri che riguardavano un santo, appunto Vittorio Trancanelli, ed oggi invece la varia umanità che la nostra regione esprime, con la Presidente Marini che dice al Festival del giornalismo: scrittori, giornalisti di tutto il mondo, scrivete della nostra regione, perché è una regione che vuole rialzarsi, che vuole lottare, che sta lottando dopo quello che è accaduto, e sicuramente dei rappresentanti, dei scrittori e giornalisti hanno già fatto questo e oggi presenteranno le loro opere. Cominciamo da Giampiero Tasso, detto Michel, collega giornalista e scrittore, che presenterà il suo libro Strimbalzo, che ha già fatto notizia proprio per un titolo molto originale, del quale ci parlerà a Giampiero. E poi benvenuto anche a Marco Bacocchi, che è un impiegato ed uno scrittore che si sta lanciando in una nuova avventura. Ha sognato questo libro, il libro che fra poco faremo vedere, e che è riuscito a realizzare ottenendo già qualche consenso della critica, ma sicuramente un successo personale che lo ha riempito di soddisfazioni. È vero, Marco? E poi Fabiana Codiglioni, che è la presidente di Risorse e Talenti, e esattamente abbiamo bisogno di talenti che qui sono ampiamente rappresentati, Fabiana. E poi Valeria Marini, una collega giornalista, anche lei lanciatissima verso i risultati migliori per promuovere la nostra regione anche sotto l'aspetto del volontariato. Benvenuta Valeria. Ed infine Maurizio Ornella, che è un personaggio, prima ancora di aver realizzato il suo progetto e il suo sogno, quello di portare tanta gente in Umbria, tanta gente a camminare sui sentieri benedettini. E benvenuto anche a Maurizio. Dunque, Giampiero, è proprio così, questa è una regione di santi, di scrittori e di camminatori? È una regione così, poi riguarda quello che è il cuore dell'Italia e il resto della nostra penisola. Fra Giovanni d'Altran di Carpine arrivava fino in Cina a portare la parola di Dio molti e molti anni prima di quello che era il famoso Marco Polo. Tra l'altro si deve a lui, a San Giovanni Fra di Carpine, l'importazione della campana, che resta per la nostra storia la caratteristica multimediale più famosa che noi possiamo avere. Adesso noi abbiamo internet, Facebook, Twitter, nei secoli passati. Maurizio, che ha organizzato questo viaggio della speranza, dovrà suonare le campane oppure dovrà rivolgersi a quelli che parteciperanno a questa iniziativa, che non sarà soltanto una volta, Maurizio, certo. Ma ci saranno tante edizioni. In pratica l'Umbria diventerà una terra di pellegrinaggio, così come tante altre, lo è sempre stato, certo. Ma adesso va incentivata maggiormente questa attività in virtù di questo fenomeno del terremoto, e per rilanciare anche l'economia, no? Perché voi consumerete, vi fermerete. Sì, assolutamente. Questa iniziativa nasce dalla mia grande passione per i pellegrinaggi, che ho avuto modo di fare sia 3 volte sul Cammino Compostelano in Spagna e 2 volte sulla Via Francigena in Italia, una a piedi e una in bici. Da lì appunto mi è nata questa idea di unire i valori di un pellegrinaggio, che sono la condivisione, la solidarietà e l'unione di popoli provenienti da varie regioni e nazioni del mondo, a un gesto concreto di volontariato e solidarietà. Quindi le due cose messe insieme hanno creato un mix vincente. Ecco, nello specifico poi ne parleremo, le varie tappe, le date, certo. L'organizzazione, certo. Diciamo la ricaduta che avrà anche sull'economia. Insomma, un progetto che vuole veramente essere vicino alla gente, vuole
dare un contributo importante, non soltanto con una semplice donazione ci si mette il cuore in pace. Assolutamente. L'idea secondo me è anche rivoluzionaria, nel senso è una forma di volontariato che io ho definito da mano a mano. Quindi non ci sono intermediari, non c'è filtri, e ogni singola persona, in base alle proprie disponibilità economiche, darà da mano a mano un po' di soldini ai diretti interessati. Giampiero, quindi questa iniziativa è da appoggiare, e tu che sei un grande comunicatore di discipline sportive, del ciclismo, del motociclismo, qui si torna a piedi, però è un'attività, diciamo, che non solo fa bene a chi la fa, ma farà del bene anche ai posti che verranno visitati. C'è anche la mountain bike e la bicicletta, giusto? Mi pare di capire, no? No, lui ha fatto queste esperienze. Solo a piedi, solo a piedi, quindi solo camminatore. Io mi auguro, spero e desidero che possa realizzarsi. Racconto una cosa brevissima che pochi sanno. Prima del terremoto del 1997, Valtopina, con il sindaco Giancarlo Picchiarelli, organizzò con l'Associazione dei Campeggiatori Tedeschi una sorta di percorso intorno a quello che era la Valle del Topino. E ogni settimana arrivava un pullman di 50 turisti tedeschi che venivano a preparare i sentieri che poi sarebbero stati fruibili per tutti. Io testimoniai una cosa di questo genere, bellissima, con i tedeschi che venivano a segnarlo, sì. E poi arrivò il terremoto e bloccò. Ma quindi cancellò. Se si parte dopo il terremoto? E qui si parte dopo il terremoto, quindi diciamo che la voglia che possa essere reale, che possa essere vincente, un'idea come la sua, credo che possa essere il viatico migliore. No? E noi siamo contenti di promuovere, di rafforzare la promozione di questo progetto, caro Maurizio, così come siamo soddisfatti di far parlare, di dare la possibilità di esprimere la sua energia a questo giovane scrittore Marco Bacocchi, che nella vita fa tutt'altro che scrivere, però scrivi che ti passa, oppure scrivi perché evidentemente si può dire qualcosa di importante agli altri, Marco. Ma io, allora, il concetto principale di questo romanzo è un rialzarsi in maniera diversa da quella che, diciamo, proponeva il signor Maurizio. Cioè, questo è un rialzarsi un po' personale, perché parla un po', ovviamente è un romanzo che parla del territorio, ha un'ambientazione lacustre fra Magione e Passignano, un piccolo paese immaginario che era nato nella mia mente e è stato messo in questo romanzo. Parla un po' della situazione attuale, di societaria, diciamo, economica, di quello che è la situazione umbra, in cui trovare lavoro, proporsi alle ditte, ma oppure anche... Assolutamente, Marco, di grande attualità, quindi sì, diciamo, è quello, diciamo, una questione di attualità in cui si parla di un 35enne che resta senza lavoro, rimanendo disoccupato inizia, come fanno un po' tutti, credo, a scrivere dei curriculum e proporsi a quella che sono le ditte del momento. E come accade per molti, il lavoro non c'è, e quindi lui, folgorato, diciamo, da una situazione che gli capita durante la consegna di un curriculum, inizia proprio sul retro di uno di questi a scrivere una traccia, e diciamo che la scrittura lo aiuta a non cadere in depressione, è un modo di rialzarsi suo personale, diciamo, in cui questo protagonista trova nella scrittura la forza per non lasciarsi andare. Ha visto, Fabiana, quello che significa spedire indietro al mittente, oppure non prendere in considerazione un curriculum che viene presentato ad un'azienda? Significa, come dire, far sbocciare uno scrittore, perché questo protagonista di questo libro in pratica, per non cadere in depressione, si mette a scrivere perché ha avuto una delusione da quel mondo del lavoro che invece quantomeno dovrebbe prestare attenzione alle sue esigenze. Sì, sicuramente il personaggio descritto nel libro, Il libro nero di Marco Bacocchi, rappresenta un atteggiamento virtuoso, positivo, che ognuno di noi
dovrebbe proporre nella propria vita. Cioè, di fronte a un problema, una difficoltà, di fronte a una delusione, a una chiusura di una porta, cosa faccio? Mi deprimo, mi chiudo in me stesso pensando che tutto il mondo è sbagliato, che non riuscirò mai a farcela, oppure cerco di scoprire le mie potenzialità? In questo caso l'esempio crea ottimismo, ma anche riesce, il libro non l'ho letto e mi incuriosisce a leggerlo, comunque rappresenta un atteggiamento che porta alla luce i punti di forza del carattere di una persona, cioè invece di richiudermi in un atteggiamento di vittimismo, di rassegnazione, ma capire quali sono le mie potenzialità, qual è il mio saper fare, in questo caso lo scrivere. Se io attraverso la scrittura raggiungo quello che nel coaching viene chiamato il flow, cioè quando faccio una cosa che mi viene facile e mi allontana tutti i pensieri, mi crea un'energia positiva, in questo caso era lo scrivere, e lui tramite la scrittura ha rielaborato la sua vita, le sue competenze, ha raggiunto di nuovo magari un'autostima, perché si è riavvicinato con la parte migliore e anche talentuosa di se stesso. Ecco, io nel mio territorio, che è l'Umbria, che amo tanto, ad esempio, ho voluto promuovere un'attività che secondo me in molte persone c'è, che è quello di non stare con le mani in mano, ma è di promuovere un cambiamento positivo. Ed ecco Risorse e Talenti, questa associazione della quale non fa parte Valeria Marini, ma ho visto che ascoltava con grande attenzione, sì. Perché forse quello che diceva Fabiana può essere anche il caso di Valeria. Si chiude una porta, nella fattispecie il Giornale dell'Umbria, quindi un'opportunità di scrivere, di affermarsi, di comunicare, di svolgere un'attività, quella giornalistica, e poi evidentemente si trascorre un periodo a mandare il curriculum, come faceva il protagonista di Marco, e si apre poi un'altra porta, quella di un'attività sempre di comunicazione, quella di svolgere l'attività di addetta stampa per il Comitato Chianelli, vero Valeria? Sì, diciamo che io insieme a tantissimi miei colleghi, e questa è una triste realtà dell'Umbria, ho vissuto la chiusura del Giornale dell'Umbria e poi la chiusura di un secondo esperimento giornalistico che è stato quello del Nuovo Corriere Nazionale, che è durato molto poco. Ed è stata una delusione straordinaria, e anche la paura di non poter più svolgere quel lavoro che poi facevo fin da ragazzina e che amo. E poi, come spesso capita, non devo dire grazie a inviare curriculum, ma grazie alla conoscenza di colleghi, alla stima, certo, all'amicizia, ho conosciuto questa realtà meravigliosa che è il Comitato del Volontariato Daniele Chianelli, e devo dire che è io era molto tempo che non mi occupavo di uffici stampa, è un'esperienza. Quindi una ripartenza anche bellissima. Per Valeria. Sì, assolutamente. E quindi sì. Qui abbiamo tutti i progetti, caro Maurizio, e siamo tutti virtuosi, e quindi chi risponderà a questo appello del visitare questi luoghi benedettini? Innanzitutto, quando si parte, quante tappe e come ci si organizza, come ci si iscrive? Allora, il cammino è svolto su tre tappe fondamentali, quindi parte innanzitutto sul Ponte delle Festività Pasquali dal 15 aprile al 17 aprile ed è suddiviso in tre tappe. Noi tutti ci troveremo il 15 aprile, che è un sabato, a Norcia, molto probabilmente nell'area al di fuori delle mura, che è un'area considerata sicura. Faremo un incontro intorno alla metà mattinata e poi da lì il cammino parte. Quindi le tappe sono 15 aprile, Norcia-Cascia. Sì. 16 aprile, quindi domenica di Pasqua, Cascia-Monteleone di Spoleto, e 17 aprile, Pasquetta, lunedì, Monte Leone di Spoleto, Leonessa. Ecco, ma sotto il profilo dell'organizzazione, del patrocinio, questa sì. Vostra iniziativa, Maurizio, sì. È stata già collaudata, nel senso che ha ottenuto la benedizione del Comune di Norcia, del Comune di Spoleto? Sì, allora diciamo che l'evento l'ho fatto partire io su Facebook, lo potete visionare tutti scrivendo Il Cammino della Solidarietà, vi comparirà la pagina con la descrizione dell'evento.
tutti i sindaci di questi luoghi che io ho menzionato sono stati messi al corrente dell'evento. Hanno dato la loro adesione? Hanno dato la loro adesione simpatizzando e incoraggiando questa iniziativa, ecco. Dopodiché io ho avuto modo di avere una grossa mano da un forum di viaggi che si chiama vagabondo.net, che mi sta dando una grossissima mano per quanto riguarda la logistica e la preparazione in maniera molto dettagliata di tutti i luoghi dove andremo a pernottare, e anche di persone che parteciperanno, che stanno mettendo a loro disposizione le loro competenze lavorative, non nel Maurizio, ma le strutture sono state già allertate, le strutture ricettive? Certo, quindi le strutture... Quindi voi sapete dove alloggiate? Assolutamente, le strutture non sono altro che dei piccoli bed and breakfast e dei piccoli agriturismi che si trovano sul territorio, che noi andremo ad attraversare camminando. Sono state tutte allertate, hanno percepito l'importanza dell'evento e lo sostengono con molto entusiasmo e moltissima determinazione, quindi questa è una cosa fondamentale. Vi faccio un esempio: su Monte Leone di Spoleto siamo già riusciti a riempire quasi tutte le strutture, e il sindaco di Monte Leone di Spoleto, che si è dimostrato una persona molto virtuosa è molto competente, ci ha messo anche a disposizione delle strutture comunali dove le persone, qualora lo vorranno, potranno andare ad alloggiare dando un piccolo contributo diretto al comune. Giampiero, è un'idea questa che ha avuto Maurizio, un ragazzo anche lui che sta attraversando un periodo non facile sotto il profilo lavorativo, mi sembra. Esatto. Però, come dice Fabiana, abbiamo rilanciato e non bisogna abbattersi, si riparte con un progetto del genere. Magari non è un progetto come dire, che permetterà a Maurizio di svolgere un'attività, ma in quanto progetto lo gratifica almeno sotto il profilo umano, spirituale, no? E questo è anche l'obiettivo. Giampiero, che riflessione ti fa fare questa idea venuta da un singolo, quando forse questa cosa poteva venire anche da un'associazione, da un ente? Ma sono i singoli che fanno il tutto, eh. Certo. Cioè, se uno non comincia non c'è mai il tutto per poter arrivare. Comincerà lui e poi saranno tanti che si aggregheranno, tanti che chiederanno a lui di poter entrare, di poter far crescere quest'idea, questo pensiero. La cosa che più mi stupisce, sì, è la capacità di reazione che noi abbiamo. Io lo dico a chi può aver perso un posto di lavoro, a chi ha scelto di non lavorare più per un'avvertenza che può avere con l'azienda. L'importante è impegnarsi in qualche cosa, che sia un hobby, che sia... E quindi scrivere? Scrivere, che può essere organizzare un evento, che può essere quello di andare a fare una ricerca bibliografica perché vuoi sapere una determinata verità. L'importante è impegnarsi, perché quando si perde il lavoro, stare a casa ed aspettare una risposta via email o via telefono di un curriculum che tu hai mandato via, credo che sia la cosa più terribile e devastante che possa esistere. Ecco, Marco, questa esperienza l'ha provata sulla propria pelle, e le considerazioni da fare sono queste. Sì, scrivere, però è anche vero di essere consapevoli che il successo arride a pochi, che si scrivono più libri di quanti se ne leggono, c'è in mezzo un qualcosa di enigmatico. Le case editrici producono libri, stampano libri, però poi dopo c'è un via vai di ritorni. Il riscontro ovviamente è minimale, perché in base alle proposte che vengono portate alle case editrici, quello che poi diventa realtà credo che sia l'1, il 2%, forse anche meno. Quello che c'è da dire comunque è che trovarsi pubblicati è una grande soddisfazione. Ecco. Allora Marco, con parole semplici, proprio perché chi ci ascolta io credo che percepisce bene l'entusiasmo, l'emozione. Qual è l'emozione di vedere scrivere il proprio nome su un bel tomo che ha impegnato... Allora, guardi,
L'emozione è indescrivibile, cioè perché comunque sia trovarsi in tutte le librerie d'Italia, in qualsiasi canale di distribuzione, è un'emozione fortissima. Quello che è fondamentale, credo, è scrivere per divertirsi. Cioè io l'ho iniziato come una passione, nonostante abbia raggiunto in breve tempo questi livelli, fra virgolette, ovviamente, deve rimanere sempre una passione. Cioè io scrivo fondamentalmente per me. Poi se quello che io scrivo riesce a regalare emozioni ad altre persone o a far provare dei sentimenti, odio, rabbia, qualsiasi cosa sia, vuol dire che il tuo lavoro è fatto bene. E quindi se quando tu trovi un riscontro... Marco, mi sembra di aver letto probabilmente nella presentazione che qualcuno che scrive la notte ci dorme male proprio... perché deve costruire questa storia, deve costruire questo romanzo. Sì, la mente è sempre, cioè, la mente di uno scrittore è sempre attiva, quindi capita di poter avere un'ispirazione o l'idea di un concetto anche di notte. A me capitava spesso di svegliarmi con la moglie che mi mandava anche qualche improperio, però quando nasce una certa idea, quando tu sei folgorato da una certa situazione, la devi mettere subito nello ecco, sogno. Gian Piero invece la notte dorme pesantemente. Ma lui fa bene. Perché evidentemente ha tutta un'altra dinamica rispetto al successo. No, assolutamente. Io dico che scrivere un libro è un po' come vedere un parto di una creatura che non è certo di carne, ma che ci si avvicina molto. Sì. Perché è te stesso, è la tua anima, è quello che tu c'hai dentro o meno. Lui ha ragione, uno la notte si addormenta con il pensiero. Io sto scrivendo un giallo da 6 anni e solamente la settimana scorsa sono riuscito, mentre dormivo, a capire come potevo risolvere un problema all'interno di questo giallo. Siccome è un giallo poliziesco d'amore particolare, per riuscire a dare una svolta devi rientrare in un'ottica particolare, non ti puoi inventare le cose come potrei fare a strimbalzo, che tutto è possibile e nulla è vero. Devi seguire una linea che è quella delle indagini, che è quella della... E quindi deve avere una conseguenza, deve essere un Montalbano credibile. Insomma. Esatto, altrimenti poi passi per dire... Se manca la credibilità manca tutto. Esatto, se manca la credibilità, non puoi scrivere un libro, scrivi un libro d'amore ma non lo scrivi un giallo d'amore. Scrivi un libro d'amore, punto, stop e basta. E allora riuscendo a trovare questa possibilità di uscire da quell'impasse che era il libro... è ripreso fluidamente, a me piace da morire scrivere, io l'ho detto in presentazione del mio libro di strimbalzo, scrivo per mezza giornata senza leggere ciò che ho scritto, cioè io scrivo guardando i tasti, ripetendo, e poi lascio. E dopo 3 giorni vado a rileggere quello che ho scritto, spesso e volentieri dico ma l'ho scritto io sta roba, non è possibile, no? Però accidenti, ho scritto una bella cosa. Quindi ti compiaci? Mi compiaccio. Tanto voglio dire, la soddisfazione è quella. Fabiana, ma quanto entusiasmo c'è in questi scrittori, in queste persone che scrivono, come si sentono realizzate le loro emozioni, le loro passioni? Tantissimo entusiasmo si trasuda dai loro racconti, ma non solo per Giampiero e per Marco che amano la scrittura, che hanno una passione per la scrittura, ma io l'ho visto anche Valeria. Ma ama anche Valeria. Sì, e anche Maurizio. Per quanto riguarda la passione per il pellegrinaggio e per il giornalismo. Quindi, cosa si trae da questi racconti? A mio avviso, con la mia lettura da coach, da formatrice, ma soprattutto da coach, è che di fronte a un problema, di fronte a una situazione di crisi, la crisi e il problema ti porta alla caduta delle abitudini, quindi la rottura della stabilità, e questo quindi crea un brainstorming che ti costringe a un cambiamento. Quindi per coloro che hanno chiarezza di passioni, chiarezza di obiettivi, può essere facile aggrapparsi a una passione e da lì riavvertire l'amore per il fare, per creare qualcosa di nuovo. Ad esempio Valeria ne ha avuto 2, ne ha raccontato addirittura di fallimenti, ma invece di mandare curricula sperando in un fato
amorevole e generoso, ha cosa, ecco, una concezione, quindi un paradigma che può essere scardinante e strategico, è le relazioni, i contatti che lei aveva, virtuosi, certo, che hanno fatto sì che lei potesse esprimere il suo talento, la sua passione, le sue competenze, il suo amore per il lavoro in un altro ambito. Però quando non c'è questo, ecco, perché è nata la mia associazione Risorse e Talenti? Perché non tutte le persone hanno questa forza, capacità, perché, oppure ce l'hanno, ma vivono un momento della propria vita in cui i punti di forza del carattere sono ostacolati da eventi negativi, da tanti ostacoli e pochi alleati, da un momento magari un po' in cui c'è stato un lutto, una rottura, una perdita di un affetto. E quindi è importante, ecco perché io credo molto nella professione del coach, perché il coach è l'allenatore, no? Poi io porto avanti una metodologia che è il coaching umanistico, che punta e mira ad aiutare la persona a raggiungere la felicità. Comunque felicità può sembrare una parola che fa paura, ma sì, certo, non si può dire felice, è esagerato. La contentezza. Però anche felicità, contentezza, la gioia, perché avere paura di dirlo? Però ecco, perché umanistico? Perché mentre io raggiungo la mia felicità rendo più felice gli altri, questo è un metro. Non è, ci hanno insegnato per anni, raggiungere l'obiettivo, ma se raggiungere quell'obiettivo mi porta a calpestare altri affetti sinceri, è un'arma a doppio taglio, no? E noi con la nostra associazione aiutiamo le persone più in difficoltà a riscoprire le risorse del territorio, metterle in rete e a lavorare su se stesse esprimendo le proprie potenzialità e le proprie competenze, le proprie risorse più autentiche. Valeria, si cambiano i ruoli, no? La vita una volta ti mette di fronte ad una persona che magari tu avevi visto sotto un'altra veste. Quindi qui ci abbiamo Gian Piero Tasso, che per 35 anni ha fatto l'anchorman in televisione disquisiva con questo Don Chisciotte, faceva arrabbiare o gratificava chi la pensava come lui, e comunque non era mai banale, questo va detto. E così anche per Valeria si possono riaprire le porte di altre attività, sempre che la impegnano nell'attività giornalistica. Oggi ospite, domani magari conduttrice. Non lo so, questo però diciamo, oggi sicuramente abbiamo imparato il fatto che ci sono qui dei modelli davvero virtuosi. Ci vuole a volte un pizzico di fortuna, certo, la possibilità, un po' di voglia di credere nelle proprie opportunità, capacità, eccetera. Una cosa che a me fa sempre molto impressione dell'Umbria, io sono un'umbra adottata, vivo qui da 20 anni, è la grandissima capacità che c'è in Umbria di solidarietà. Basta guardarci intorno, basta girarci e si trova subito una persona che svolge attività di solidarietà, si impegna. Questa secondo me è una grande caratteristica, forse un po' tipica dell'Umbria. Dalla chiamata quando ci fu il terremoto del 96, tutte le persone che andarono nelle zone terremotate, purtroppo anche in questo momento difficile, la capacità di tante persone a questa esperienza bellissima del cammino della solidarietà, mi sembra veramente un modello virtuoso, Maurizio, e utile. Questi complimenti fanno piacere, no? Questa, come dire, questa entusiasmo già dell'idea, credo che stimolino anche uno che ci sta impegnando risorse, tempo, passione. Avete già fatto una sorta di esperimento, avete già fatto le prove per andare a vedere il cammino, i sentieri? Allora, io personalmente oggi pomeriggio mi recherò a Norcia per vedere gli sviluppi della situazione, e il prossimo weekend scenderò e in macchina percorrerò il territorio, anche per interfacciarmi direttamente con le persone delle strutture che ci accoglieranno. Maurizio, oltre al numero importante, sì, e sempre maggiore e di adesioni di pellegrini che vorranno, di cittadini, di appassionati che vorranno fare questa esperienza, sì, di che cosa ci sarebbe bisogno? Che le istituzioni, ci sarebbe bisogno di un testimonial importante, dico io, punto di domanda, oppure che le istituzioni dessero il loro patrocinio? Ma sicuramente avere un patrocinio può essere d'aiuto per far sì che l'evento diventi su base nazionale, quindi un patrocinio fa sicuramente piacere e rende il tutto cassa di risonanza in tutta l'Italia. Io credo che la cosa principale sia la partecipazione.
Faccio un appello a tutti i miei concittadini, a tutta la nazione Italia. C'è bisogno di ognuno di voi, nessuno escluso, tutti quanti devono partecipare in prima persona. Per molto tempo siamo stati abituati a magari a un'attitudine mentale sbagliata di delegare un qualcuno al posto nostro. Bisogna cambiare marcia, ognuno si deve mettere in gioco in prima persona, esserci fisicamente in prima persona ed essere protagonista dell'evento. Io punterò tantissimo su questi aspetti di partecipazione dal basso, senza intermediari, e ognuno deve dare il meglio di sé, che sicuramente creeremo un evento fantastico. Bene, Maurizio, allora questo appello sicuramente è stato colto, sicuramente è penetrante, come si dice, performante, e poi lo ripeteremo ancora, daremo anche altri particolari su questa bellissima iniziativa esposta con grande passione, con grande entusiasmo, così come tutti i protagonisti si stanno impegnando nel trasmettere quello che sentono, i loro sentimenti, la loro attività, la loro capacità di comunicare, la stanno facendo ottimamente, ma vedremo anche nella seconda parte se avranno la stessa energia. Adesso ci fermiamo un attimo per un breve periodo di pubblicità. Prego. Allora, siamo tornati in studio, vediamo se anche nella seconda parte Giampiero Tasso è propenso a fare un piccolo show della sua energia, della sua voglia di scrivere, di comunicare. Quanto ti manca, Giampiero, questo Don Chisciotte che ha inondato l'Umbria per tanti anni, i personaggi che sono stati proposti da te e poi in pratica hanno goduto anche di qualche momento di celebrità? Ma devo dire che l'idea di tornare a fare televisione è un'idea forte. Chi fa televisione ce l'ha dentro, chi fa la comunicazione ce l'ha dentro, chi fa il giornalista ce l'ha dentro. Non è che diventare scrittore rinunci ad essere un giornalista o ad essere ciò che è la tua curiosità quotidiana. Posso dire che ancora c'è un periodo lungo di tranquillità e di serenità, però presto mi chiama il Vinitaly e quindi io comunque andrò a fare il giornalista al Vinitaly, a cercare di trovare un'altra tua passione, quella un'altra mia passione del vino. Il primo anno di Vinitaly io andai ed ero convinto che bisognava bere tutto quello che c'era. Questa è un classico. E poi mi dissero: guarda che ci sono le sputacchiere. E io dissi: per carità, no, non vorrei disturbare. No, dice: guarda che sono messe apposta. Il vino è solo per assaggiare. Cioè, perché chi è che assaggia il vino, l'assaggia solamente un po' e poi lo risputa nell'apposita sputacchiera e continua a bere per tutta la giornata. Dice: altrimenti tu tra tre ore sei cotto. Ma anche prima. Prima, e ti dobbiamo portare via insieme. Mi manca la televisione. Sto pensando a un'idea che si chiamerà televisione, che racconta un po' televisione, vale a dire la visione lontana di quello che è la realtà. Non sarà solamente politica, non sarà solamente un dibattito politico, ma sarà anche una conoscenza di quelle che sono l'Umbria, le tradizioni, i vini, il mangiare, perché noi dobbiamo spiegare alle persone che c'è differenza tra un salame che costa 1,50 euro al chilo o 2,50 euro al chilo con un salame che costa 30 euro. E questo capita con tutto, chilo, con il vino, con il salame, con esatto, l'olio. Uno va nel supermercato, trova l'offerta speciale salame da 200 grammi a 1,50 euro, dice: ma ho fatto un affare. Eh sì, hai fatto l'affare, perché insomma per quello che l'ha venduto. Io dico sempre: assaggiare o riuscire a capire quello che possa essere un prosciutto da 38 euro al chilo, un salame da 30 euro al chilo, un vino che può costare 25 euro, e capire chi l'ha fatto, l'amore che ci ha messo su quel vino, non ha prezzo. Cioè, noi siamo abituati a mangiare
La mia pancia sono solo preoccupazioni, lo dico, sia ben chiaro. Sono solo... È la televisione che ingrassa. A parte il monitor che noi vediamo monitor, che è un po' è spanciante. Io sto cercando di trattenermi quando fanno il campo largo per non mostrare la... Ecco, però è far capire che noi possiamo mangiare di meno, ma possiamo mangiare meglio. Possiamo gustare un detto cibo... Detto da te, Gian Piero, è sicuramente un grande slogan. Ma è così, perché da io... Da te, da me. Perché io sono un cultore della buona cucina, di quello che è la prelibatezza, la conoscenza, il riuscire a capire perché una carne va cotta in un modo, la differenza che c'è tra lesso e bollito, che non lo sa nessuno, e quindi voglio dire... Cercare di spiegare un po' quello che è l'arte culinaria, insegnare quello che potrebbe essere. E quindi hai pronto un'altra nicchia di attività. Non mancheranno le storie dolorose e terribili, perché quelle purtroppo ci sono. Lo dico già da adesso che eviterò di parlare di chi purtroppo mi viene a chiedere favori che possono essere quelli, trovami un posto di lavoro. Chiedetemi tutto, ma non chiedetemi questo, perché non sono capace di trovarvi. È veramente molto difficile. E quindi, Marco, questo grande entusiasmo che Gian Piero mette e dice che anche nella sostanza poi bisogna distinguersi. Quindi questo libro, questo protagonista, è un libro appetibile, è un libro che si fa leggere in virtù di quale qualità? Ma guardi, oltre che l'impegno, è un libro che si fa leggere perché penso che nel protagonista si possono riscontrare un buon 70% delle persone, quindi è una persona semplice, un ragazzo come tutti che si trova a vivere la situazione del momento. E quindi piove sempre sul bagnato, perché se non sbaglio il protagonista... Mentre perde il lavoro, una settimana dopo perde la fidanzata. Ma diciamo è abbastanza immediata la cosa. Perde anche la fidanzata, che è un po', diciamo, la parte... E perde la fiducia, perde la speranza. No, quella la ritrova. Allora, inizialmente perde tutto, perché quando capitano certe situazioni ti senti svuotato. Ti senti svuotato e quindi risalire, riempirsi di nuovo è difficile e lento. Però poi col passare dei giorni, approcciandosi alla scrittura, approcciandosi a un mondo tutto nuovo, si rende conto che magari la novità non è così male come Marco, uno magari si immagina. Marco, questo è il protagonista. Questo è il protagonista. E però c'è poi chi lo ha scritto, no? Chi lo ha portato alla ribalta, questo protagonista. Dicevamo prima che ci vuole un accordo tra la moglie, tra i parenti, perché chi scrive evidentemente si estranea, quindi ha bisogno anche di rafforzare il suo progetto. Diciamo che io come il protagonista sono riuscito a completare questo romanzo in un momento in cui non lavoravo, quindi comunque sia un po' di tempo libero lo avevo. Però io credo che senza l'appoggio dei familiari diventa tutto impossibile, ma non solo scrivere, qualsiasi cosa, se manca l'appoggio e l'amore dei familiari diventa complicato. E quindi alla fine lo devo più a loro che a me stesso, perché io sì, è vero, ho messo nero su bianco, lettera dopo lettera, ho creato questo racconto. Però c'era un clima intorno. Però se non avessi avuto l'appoggio è impossibile. Fabiana, bisogna fare sempre delle alleanze. Ad esempio noi come Associazione Risorse e Talenti devo dire che abbiamo trovato una grande apertura da parte anche di istituzioni pubbliche, ad esempio mi riferisco agli ultimi progetti che stiamo portando avanti con l'Ufficio dei Servizi Sociali per i minorenni che sta insomma sotto l'auge della giustizia minorile, e noi aiutiamo appunto in sinergia con loro ma anche con altri interlocutori del welfare dell'Umbria a costruire, individuare in maniera consapevole da parte di ragazzi che sono nel circuito della giustizia minorile ma che hanno volontà di recuperare, di riprendere in mano la propria vita, di costruire appunto progetti di vita. E questo è fondamentale, perché adesso i giovani, dobbiamo aiutare soprattutto i giovani, chi è in grado ma anche chi non è in grado, che c'è questa fragilità, no? Questa fragilità che c'è, diciamo, che la vive un 35enne che perde il lavoro e che deve rimettersi in gioco, ma anche un giovane che deve costruire, che è il proprio futuro, la propria vita, la propria autorealizzazione. E allora, quindi noi cerchiamo dice Fabiana che bisogna trovare le alleanze anche con le istituzioni, giustamente.
Aggiunge Marco che queste alleanze si debbono trovare anche all'interno delle persone con le quali si vive, no? Perché per trovare. Quindi Valeria e Maurizio, voi avete trovato, avete fatto un patto con chi vive con voi, chi è a vostro stretto contatto, vi ha incoraggiato nelle rispettive situazioni dalle quali ampiamente siete usciti con dei progetti che poi si stanno realizzando e sono comunque in itinere. Valeria. Assolutamente sì, assolutamente sì. L'appoggio della famiglia, di mio marito, è stato essenziale per me in un momento di grande delusione, sconforto. E poi, vabbè, io nel momento in cui ho perso il lavoro avevo una bambina piccola, Domitilla, che adesso c'ha 1 anno e mezzo, quindi anche qui... Grande tifosa, abbiamo saputo, di calcio come la mamma, sì. Che solidarizza, diciamo, che fa il tifo per una squadra che forse non vincerà lo scudetto, no. Ma ugualmente, diciamo, in auge, almeno in questi ultimi anni, mi riferisco alla Roma. Quindi questa passione calcistica come nasce, Valeria? La sto un po' condizionando, diciamo. Io, la mia fin da bambina, la mia famiglia, noi siamo tutti dei grandi tifosi romanisti. E Domitilla per forza. Chiedo scusa, e diciamo, la curiosità o il desiderio di introdursi nel giornalismo sportivo non ti ha mai appassionato, non ti ha mai... Beh sì, mi sarebbe piaciuto, ma poi è una cosa che in realtà non ho mai... Non frequentato, e quindi ci vogliono le opportunità. Beh sì. Noi poi abbiamo in Umbria veramente una grande quantità di bravi giornalisti sportivi. No, no, forse anche un settore in cui non ci sono molte donne, questo dobbiamo dirlo. Però chissà, magari un domani. Magari questa è un'aspirazione alla quale si può puntare, vista anche la giovane età. Quindi questa alleanza, Maurizio, con chi l'abbiamo fatta? Questa unione per portare avanti questo progetto del cammino della solidarietà? Ma chiaramente i miei genitori mi appoggiano assolutamente in questo progetto e soprattutto... Io ho capito anche che c'è molta complicità, molta adesione, sì, da parte dei media dell'Umbria. I giornalisti, i colleghi hanno capito che Maurizio era impegnato in una iniziativa che andava e va appoggiata proprio, certo, per l'originalità, per la disponibilità a fare la solidarietà diversa da quella tradizionale dell'offerta dei 5 euro con l'SMS e compagnia cantando, e poi ha una continuità, mi sembra, questo progetto, no Maurizio? Sì, allora premetto, questo è un po' un progetto pilota perché è la prima volta che lo lancio. Io sono convinto che avrà successo e già mi sto mettendo in moto per creare un secondo progetto che ad ora è in work in progress, che consiste nel ripercorrere tutte le vie di pellegrinaggio di tutta Europa, dove io appunto porterò la testimonianza del cammino della solidarietà e il messaggio che porterò a tutti gli europei, e anche mi piacerebbe puntare in alto a tutto il mondo, è venite in Italia a visitare il Centro Italia, sono luoghi bellissimi e c'è anche bisogno di voi per tenerli vivi e incentivarli costantemente. Giampiero, quindi un novello camminatore così come era il Magionese che andò in Cina? Sì, io credo che la sua idea sia un'idea che può dare un valore a questo territorio. Consideriamo che noi umbri dell'Umbria non conosciamo un piffero. Posso garantire... Ti posso interrompere? Sì. Una cosa che mi ha colpito molto e che sembra così originale, ma in Umbria, tanto per dirne una, gli umbri che bevono il vino, che apprezzano le qualità del vino, un umbro su 4 sceglie il vino umbro. Gli altri probabilmente ritengono che il vino di altre regioni sia migliore e quindi non lo consumano. Quindi già qui c'è probabilmente una non conoscenza. Ti rispondo su un fatto tipico del vino. Il vino si beve sempre in compagnia, raramente si beve da soli. Quando si beve da soli sei arrivato all'ultima spiaggia, questo è poco ma sicuro. Il vino che si beve è il vino di pronta beva, quello delle piccole cantine che danno, sì, il vino. Perché presentare un vino
umbro ad una cena con altri umbri... Non fa chic. Non fa chic, perché presentare un ciliegiolo, perché presentare un rosso di Montefalco, un rosso di Orvieto, che è qualcosa di straordinario per bontà e per sapore, perché finire la cena con un sagrantino passito non fa chic. Devi dargli la malvasia, devi dargli quello che va di moda, il pecorino, perché ora va di moda il pecorino. Una volta andava di moda il greco di tufo, finita la voglia di greco di tufo, è arrivato il pecorino. Però abbiamo dei vini, noi, in Umbria, che sono straordinari. Quindi questo è un limite degli umbri, quello di non apprezzare... È un po' il provincialismo di noi umbri, no? Io conosco persone che sono della Tuscia e che dicono, ah no, io i vini della Tuscia non li conosco, e poi gli spieghi che ci sono vini della Tuscia che sono meravigliosi, perché, ah, se potessi vivere in Piemonte. Quelli del Piemonte dicono, ah, se potessi vivere in Umbria. No? Sì. È un po' il cane che e si muove. Invece Maurizio vuole unire tutte queste persone sotto la bandiera della solidarietà, e quindi noi, come possiamo darti una mano, Maurizio? Come possiamo ulteriormente rafforzare questo progetto che oramai è lanciatissimo, che ha quante adesioni? Allora, ad oggi effettive sono 144 persone, io entro Pasqua appunto ad arrivare a 200 partecipanti, perché sono convinto che 200 partecipanti che attraversano un territorio riescono a portare un bel po' di liquidità e il tutto farà da cassa di risonanza, non ecco, solo in ma voglio Italia, dire, chi dovesse per la prima volta indossare maglietta e scarpini, sì, che vita è quella del pellegrino che fa a piedi questi sentieri, che ci sono delle distanze, che ci sono evidentemente dei sacrifici, certo. Che tipo di messaggio si può mandare? Lo possono fare tutti? Sì, allora faccio una premessa, non bisogna essere atleti olimpionici, perché si parla di tappe di 15 km al giorno, anche se siamo a ridosso della dorsale appenninica, quindi il percorso è abbastanza irregolare. Okay. Detto ciò, bisogna avere un po' di spirito di adattamento, tanta voglia di condivisione con altre persone che non si conoscono, il tuo zaino in quei pochi giorni diventa la tua casa, quindi hai lo stretto necessario, però una volta che si arriva a fine tappa c'è un agriturismo, un B&B, un hotel che ci accoglie, quindi... non siamo in situazioni estreme, ecco. Avere un po' di forza di volontà e la partecipazione. Possiamo partecipare a questa iniziativa almeno simbolicamente, magari per qualche chilometro? Sicuramente sarà mia premura diffonderlo anche tra i soci ma anche tutti i nostri contatti dell'Associazione Risorse e Talenti, perché mi sembra un'iniziativa importante. Questa sarà nostra cura, ma anche ripeterlo in futuro, dopo la Pasqua sicuramente, certo. Che deve essere un primo step, come diceva giustamente Maurizio, di un cambiamento culturale. Cioè, innanzitutto voglio fare una premessa, io vedo anche un cambiamento politico, che è comunque importante, perché poi ci rimangono molto più in mente le cose che, diciamo, non hanno funzionato rispetto a quelle invece che hanno arrecato dei cambiamenti positivi. Certo. Non voglio parlare di politica, ma mi riferisco alla nuova, ad esempio, al quadrilatero, alla nuova strada di viabilità, che secondo me è stata una cosa molto importante, è una cosa importante anche per dare visibilità a dei paesini come Qualfiorito, Sostino, Valfabbrica, che erano sicuramente più isolati. Adesso faccio un esempio, no? Quindi io vedo un cambiamento anche a livello politico, anche nello snellimento un po', come diceva la Marina alcuni giorni fa, diciamo quello che è la burocrazia, quindi anche di fronte al terremoto c'è stato un po' uno snellimento di quello che sono le fasi di intervento. Poi però, ecco, noi non dobbiamo solo aspettare che la politica continui a migliorare, ma un cambiamento dal basso, quindi il volontariato, il muoversi in prima persona, non stare lì ad aspettare. E quindi qui mi ricollego anche all'invio dei curricula. Ho inviato il curriculum vitae, adesso aspetto la risposta. Cioè io l'ho inviato, e che magari è un'azione che faccio, ma la faccio mentre poi mi muovo io, cerco. E poi perché mandarlo così dove cercano, anche lì? Magari recarmi, fare anche una mappatura, questo voglio lanciare un messaggio ai giovani, una mappatura delle aziende o dei luoghi, dei sistemi, aree, ambiti che mi piacciono. E quindi se adoro un'azienda, vedo che va bene, ci vorrei lavorare, oltre ad inviare il curriculum vitae, cercare di capire se c'è qualcuno che lavora lì, se mi posso avvicinare, ma non per conoscerla meglio, per studiarla.
cercare di partecipare a degli eventi che magari l'azienda... Però perché le aziende, forse anche per l'errore di chi li manda così, come dire, senza un discernimento e li manda a pioggia, perché le aziende non rispondono quasi mai al curriculum che si trasmette? Perché sono tanti? Allora, secondo me, piuttosto che interrogarci sul cioè nel senso, io darei un premio intanto alle aziende che ancora sono aperte e danno lavoro, non punterei il dito sulle aziende, ma... perché non è nel mio stile. Comunque un'azienda riceve tantissimi curricula, certo. Tantissimi, anche perché c'è sempre tanta più gente che invece di muoversi sta a casa e si affida alla tecnologia, certo, che certo. È una risorsa, ma può essere un'arma anche che ci torna indietro. Ma è buona educazione negativa. Rispondere oppure si dà per... Allora, è buona educazione. Chi lo fa è perché è un software. Perché altrimenti dovrei assumere una persona che tutto il giorno risponde via mail uno a persona, ma in maniera personale, che allora lì sarebbe distintivo, sì. A ogni singolo, diciamo, ricercatore di lavoro, diciamo, sì, così, sì, disoccupato, ma anche colui che magari vorrebbe cambiare. In maniera migliorativa la propria situazione professionale. Quindi chi lo fa magari viene visto, ovviamente ha avuto lungimiranza nel mettere un software che lo fa in automatico, ma spesso sono quelle aziende che hanno non tanto una casella di posta, ma hanno già una griglia dove tu inserisci tutti i tuoi dati, quindi non mandi il tuo curriculum vitae in versione PDF, ma rispondi a una griglia, allora viene già filtrato, e se la, diciamo, job description non corrisponde, ti arriva già in automatico una risposta, diciamo, di non negativa. Rispondenza, ma in maniera gentile. Ma lì c'è il software, quindi l'azienda investe in un software che però è anche positivo per l'azienda stessa, perché gli fa un filtro. Ci sono aziende quindi più la morale piccole. Qual è, Fabiana? Che in definitiva il giovane che non vede risposta ai suoi curriculum non si deve abbattere, perché... No, ovviamente, coltivare la propria passione e formarsi costantemente, perché sono sicura che Giampiero, che Marco, mentre hanno, diciamo, condotto la propria vita professionale, umana, hanno approfondito, hanno la notte pensato, ristudiato, rimuginato, quindi certo, si sono certo. Adoperati, attivi. Allenati, essere attivi, invece che piangersi addosso, rimboccarsi le maniche e cercare alleati e far sì Valeria, che... Valeria, possono sembrare... Frasi fatte, quelle le ultime due che ha detto Fabiana, ma lei le dice con una tale forza e con una tale credibilità che non lo sono evidentemente, e cioè quella di essere vivi, essere cioè stare a letto o guardare la televisione o non stare in salotto non produce nulla. Già scrivere o già leggere, come abbiamo detto, è impegna la mente. Probabilmente Maurizio questo progetto che ha avuto lo ha avuto guardandosi intorno, non rinchiudendosi su se stesso e pensando egoisticamente al fatto che è un momento difficile di non lavoro. Esatto. Si è voluto impegnare in un progetto che lo sta valorizzando la sua capacità, no? L'aspetto della formazione, per esempio, è davvero fondamentale, sì. Cioè il fatto che qualunque mestiere negli anni evolve, cambia, e noi dobbiamo riuscire ad essere pronti alle esigenze professionali del lavoro. Nel nostro lavoro, per esempio, adesso c'è stata un'esplosione nei social network. Per un giornalista è importante saperli utilizzare, sapere come muoversi, ma non soltanto, insomma, cercare di andare dietro a tutte le novità, a tutte le opportunità nuove che ci sono in qualunque settore, perché ci sono. Poi non è sempre facile trovare una formazione adeguata alle richieste, questo magari qualche volta bisogna anche scalare le marce e fare un qualcosa che esattamente non era nelle proprie corde, ma insomma si avvicina, no, Giampiero? Io rispondo alla domanda di prima delle alleanze, di cercare la collaborazione, sì, le istituzioni, la famiglia, eccetera, eccetera. Io dico sempre che il miglior compagno di ogni avventura siamo noi stessi. Puoi avere l'appoggio della famiglia, puoi non avere l'appoggio della famiglia, puoi avere la ragazza, a parte io sui miei libri che scrivo le ragazze che perdo, ne trovo sempre di stranoccole che mi danno la contentezza solamente di scriverla. Però siamo noi stessi che troviamo l'alleanza. I protagonisti noi. Della propria storia. Io dico sempre, perdi il lavoro, non ce l'hai, lo stai cercando. La prima cosa che ti devi chiedere è quanto tu vali in quel momento.
ti hanno pagato per un anno, per due anni, per tre anni, per quel lavoro che facevi. Hai meritato quei soldi? Vali davvero quei soldi che l'azienda ti ha dato? Se li vali, allora puoi capire che hai te stesso il valore di farlo. Se non riesci a trovare una collocazione impostandola con te stesso, quindi aprendo un'attività, capendo che puoi aprire un progetto come fa Maurizio, capendo che puoi scrivere un libro come fa Marco, se tu non riesci a comprendere che il tuo valore è il tuo essere, la tua essenza, poi andrà la mamma che ti dice coraggio, figliolo, domani troverai il posto. Però tu dici se non c'è il, non ci sono le qualità del. Se non ci sono gli attributi che tu tiri fuori e che tu dici vado a sentire quello, vado a parlare con quello, chiedo a quello, penso che quello. Perché se tu non hai la stima, ha voglia di mandare i curriculum. A noi in televisione ne arrivavano a centinaia al mese. Ne avremmo visti 3, 5, 7, avremmo pensato, oh, questo forse ci potrà servire. No, perché l'azienda, quando è strutturata in un certo modo, è difficile che possa accettare di far entrare una persona nuova, specialmente che non conosci da curriculum. No? È vero che funziona più la solidarietà o funzionano più i rapporti. Io ti chiamo a fare l'addetto stampa perché so che sei brava, perché so che tu potresti fare il mio addetto stampa. Se io vado alla Fondazione Gianelli e dico guardate sono Gian Piero Tasso e sono bravissimo a farlo, loro mi dicono sì, ma a noi altri ci serve una figura diversa che sia un pochino più tranquilla, un pochino più dolce e che ci faccia fare una figura meno aggressiva. No, cioè il curriculum deve sempre trovare dall'altra parte chi ti cerca in quel momento. Va bene, allora Gian Piero Tasso come sempre ha fatto nella sua vita ha voluto un po' distinguersi, ha voluto fare un po' il bastian contrario e però ha detto delle cose giuste da ascoltare come abbiamo fatto tutti, e cioè quello di credere fondamentalmente in se stessi, e le alleanze possono venire successivamente, ma se tu non hai del tuo evidentemente anche le alleanze saranno precarie. Noi ci siamo avvicinati alla chiusura di questa puntata ricca di energia, di idee, di voglia di ripartenza come ce l'ha l'Umbria, e la prossima volta magari parleremo di questo libro di Strimbalzo. Giampiero ha parlato di tante altre cose, forse Strimbalzo merita di essere letto a scatola chiusa e quindi senza che lui lo abbia promosso più di tanto. Il fatto stesso che non ne abbia parlato evidentemente è sicuro del fatto suo. Grazie Giampiero. Posso fare una domanda? Prego. Al giornalista conduttore? Puoi leggere la dedica che ti ho fatto? L'abbiamo letta, la dedica non è una notizia, ti ringraziamo però a livello personale di questa dedica che ci ha anche un po' commosso. Grazie Giampiero, alla prossima occasione ti auguriamo di realizzare tutti i tuoi progetti, compreso quello di un tuo ritorno in televisione, per i tanti ascolti e per le tante persone che ti hanno seguito. Grazie anche a Marco Bacocchi, con l'augurio di scrivere nuovi libri, ma comunque di affermarsi con questo Il Libro Nero. Marco, grazie. Grazie a Fabiana Codiglioni, che ci ha dato ancora una volta prova delle sue capacità di incoraggiamento per tutte quelle persone che hanno vissuto un momento difficile e che hanno voglia di ripartire. Grazie Fabiana. Grazie anche a Valeria Marini per questa bella testimonianza, non soltanto di essere appassionata di calcio, ma di essere appassionata della vita e della sua Domitilla, la figlia tifosa anch'essa di Totti e compagni. E grazie anche a Maurizio Ornella, che probabilmente riceverà, almeno idealmente, la qualifica di umbro onorario per questo suo bel progetto che vuole realizzare. Grazie a tutti dell'attenzione e dell'ascolto e noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie.